Un docufilm ricorda la figura dello storico catanese Giuseppe Giarrizzo. È stato realizzato dagli allievi del corso di cinema dell'Accademia di Belle Arti. Letizia Bella. Il problema fondamentale di questa città è la insufficiente consapevolezza. Del proprio valore. Eccolo Giuseppe Giorrizzo, lo storico che sprona la sua Catania e il meridione a non piangersi addosso. Il Sud non ha bisogno di lacrime è il primo docufilm realizzato dagli allievi del corso di cinema dell'Accademia di Belle Arti con interviste a chi lo ha conosciuto e studiato, editoriali e documenti anche delle Teche Rai. Giuseppe Giorrizzo come esemplare storia di un intellettuale che non ha mai deposto le armi. Che ha sempre pensato che questo messo giorno potesse essere riscattato da, una, eh, da molti stereotipi e anche da un messaggio negativo. Lina Scalisi, presidente dell'Accademia, e lo storico Peppino Ortoleva hanno voluto questo documentario che racconta il meridionalista che esorta il Sud al centro di dinamiche economiche, sociali e geopolitiche vivaci. A Giorrizzo si deve il restauro e conversione in facoltà di lettere del monastero dei Benedettini, atto concreto della politica del fare e non solo del chiedere. Lo stesso documentario ha l'intento di far capire agli studenti di cinema che lo stesso non si insegna ma si pratica. Questo è un primo esperimento eh, dove il corpo docente in qualche modo fa anche ricerca, quella che nelle altre università si chiama ricerca e gli studenti fanno pratica. Quindi diciamo questa sinergia tra corpo docente e studenti la trovo una, una buona scommessa e anzi mi auguro che ce ne siano altre. Durante la serata ha consegnato l'omonimo premio alla dottoranda in storia moderna Gabriella Desideri nella speranza che non sia un cervello in fuga come non lo fu lui.